Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, come vi avevo avvisati nell'ultimo infotime. Oggi è giovedì 9 maggio, sono le ore 18:30 e sono online, pronto a giocare con voi. Come potete vedere dietro di me c'è un pacco, andiamo subito ad aprirlo insieme perché all'interno ci sono 20 frammenti abilità. Le ho sbloccati praticamente cliccando nella sezione notizie, la notizia riguardante proprio questi frammenti dedicata a Splatoon 2. Adesso ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nel primo match di oggi, assisterò a questa partita. Allora, sono rosa contro azzurri, vediamo come sono formate le squadre. Allora, abbiamo tra gli azzurri Splatoon 2, Teo Andy, Kichime e Super Sophie. Mentre dall'altra parte c'è Favij, un fan di Favij, Omar, Lorenzo che sta già usando il gran botto. Vediamo se fa qualche danno. Sì, ha preso Kichime. E Carlo Me. Prendilo, prendilo, prendilo! Attento a non farti splattare. Grandissimo. Gran kill. Super Sophie poteva rispondere subito con la PC bomba. Qui è pieno di azzurri. Attenzione là dietro. Qualcuno utilizza il bacca laser. Nel frattempo si sono splattati in due. Andiamo da Omar. Anzi, andiamo da Kichime, che sta cercando di evitare il secchiostro vasca e ha il timbrino quasi carico. Vai, vai, vai. Se ti butti in mezzo là rischi, Vai. Bravissima. Mamma mia, guardate che casino che sta facendo. Si è bloccata lì e l'hanno splattata. Deve averla presa o Omar o Favij. Sblocca lo scudo. Non sta colorando però. Non sta colorando. Come mai non sta colorando? Seguiamo dalla distanza. Bacca laser. Attento. Attento che Super Sophie ti sta seguendo. Utilizza il bacca laser a tradimento. Mamma mia, Omar, hai rischiato tantissimo. Doppia! Si sono splattati a vicenda. Era Splatoon 2 però, non Super Sophie. Super Sophie è di qua. Attenzione che ha preso Carlo e Lorenzo le dà la caccia. L'ha presa. C'è Teo Andy che sta cercando di controllare gli avversari. Mamma mia, Lorenzo senza pietà. Altro gran botto. Attenzione alla bomba. Ha preso Kichime. Qui Teo Andy sta cercando di farsi largo in mezzo al rosa. La situazione è questa. Ha preso Omar, gran kill. Poi forse... doppia! Ha preso anche Favij. Mamma mia, come cecchino è. Spaventoso. Mi sa che forse ha rischiato anche di prenderne un altro, quindi di fare una bella tripletta. Vincono però i rosa 47-41. Squadre abbastanza equilibrate. Questi sono i risultati finali. Va bene ragazzi, eccoci qua. Manta Maria finalmente scende in campo. Squadra arancione contro squadra viola. E si parte con questa bella testa a forma di pupazzo. Aspetta che crei un passaggio qua. Chi è che mi ha buttato la bomba? Vai Teo, ti copro, tu copri me. Attenzione razzi. Che rischio, che rischio. Abbiamo rischiato troppo lì.
Butta questa. Stanno andando giù cattivi. C'è qualcuno lì so... Come ha fatto a prendere Carlo? Non lo so. L'ho preso completamente a caso, Carlo. Veramente, l'ho preso completamente a caso. Ha tentato di attaccarmi dalla... dalla sinistra. Io però consumo veramente un sacco di inchiostro. C'è qualcuno lì sopra, sì. Volevo sbloccare di nuovo la pioggia. Volevo sbloccare di nuovo la pioggia. Ah, abbiamo due cecchini in squadra, non uno, due. Mamma mia. No. Oh, ci siamo presi a vicenda qua. Lui mi ha preso, FaviJ mi ha preso con lo splasher nero Marlin. Ok, risaliamo. Andiamo su, vado di fianco a Lorenzo. Ragazzi, affrontare due cecchini è dura. Dai. Mamma mia, c'era di nuovo Carlo. Non vedo chi cime però. C'è anche lei, c'è anche lei. No. Ho rischiato tantissimo. Butta la pioggia. Prima che la perdo, faccio che buttarla. C'è di nuovo Carlo che mi sta dando la caccia. Lo so che sei là sopra e mi ha preso chi? Ah, Omar, col calibro 3000. Ecco perché mi ha preso da quella distanza. Oh, Carlo che veramente mi sta dando la caccia. No, penso che la prima kill sia una delle kill più strane che abbia mai fatto. C'è anche Kitshime, la vedo. Eccolo. Niente, Carlo non ce la fa. Non riesce a prendermi. Dai che l'avevo... Bravissimo. Perché l'avevo danneggiato parecchio. Niente, ci ha provato in tutti i modi Carlo in questo episodio. Allora. Squadre comunque abbastanza equilibrate, eh. Vinciamo noi 49-40, ma è stata una gran bella partita. Questi sono i risultati finali. Ok ragazzi, cambiamo mappa. Torri cittadine, ho mischiato un po' le squadre. Perfetto, squadre caricate. Ho preso lo sweeper duplo e facciamo attenzione. Facciamo attenzione perché Lorenzo ha sempre il cecchino in mano. Più che altro ha un cecchino che ha una super portata. Teo, mi sa che era meglio se prendevi anche tu il cecchino. Allora, famo così. Dai, non ci credo. Stavo per lanciare. Stavo per lanciarla. Ah no, forse l'ho lanciata. No, non l'ho lanciata. Mi sa che non l'ho lanciata. Stavo per lanciare la pioggia. Siete cattivi. Siete cattivi. Siete veramente cattivi. Siete veramente cattivi. Meglio non stare troppo sul bordo. Perché se Lorenzo mi vede sono spacciato. Fai che colorare qua. Stavolta la lancio senza pietà. Ma da dove sta sparando? Dai! Sì, l'ho preso! Mi hanno sparato alle spalle però. Ho abbattuto Lorenzo. Aveva i suoi compagni di squadra che lo proteggevano. Vai con questo. Vai con questa. A caso. Vediamo se riesco a risalire. Passare di qua è diventato molto difficile comunque, eh. Ecco, no, 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 mi ha visto. Mi ha visto. Mamma mia. Se riuscite a disturbarlo vado su. Ci provo, ok, sono sopra.
Non l'ho preso mai, mi sa. Ah, è tornato indietro, l'ho visto. È tornato indietro. Non ci credo, dai, c'era pure il passaggio, perché non l'ho sfruttato? Però era indietreggiato perché aveva visto che stavo andando su. No, non mi conviene rimbalzarli sopra perché rischio veramente che decidano di spararmi addosso come se non ci fosse un domani. Abbiamo preso... Non ho visto chi era. Non l'ho riconosciuto dai vestiti. No. No, non ci pensare neanche. Scappo via, scappo via, scappo via, anche perché ho la pioggia. Buttala. C'è qualcuno che sta rotolando tanto lì in mezzo. Ed è stato poi splattato. Ok ragazzi, bella partita. Non ho fatto tante kill, però mi sono divertito, dai. Mi spiace soltanto che mi abbiano fatto bruciare la pioggia all'inizio. Portiamo a casa anche questa, 56 a 29. Beh, però 3 kill ho fatte, eh. Probabilmente 2 sono assist, però. Ok ragazzi, torniamo nella manta Maria. Squadre caricate, questa volta dovremmo essere verdini contro viola. Mamma mia. Allora, dai ragazzi, cerchiamo di fare del nostro meglio. Ho preso l'NZAP 89. Ho già quasi caricato i razzi. Dove... Caspita. Ah, sono lì. Ce n'erano 3. Tutti vicini. Purtroppo non avrò le capriole, quindi devo cercare di fare del mio meglio. Arriva la pioggia. Aspettate un attimo perché ho... Ecco. Eccoli lì. Devo sfruttare le robobombe e tantissimo l'inchiostro. Bravo Omar che hai buttato una bombetta. Mi sa che... No, no, ste cose no. Non iniziamo, eh. Ciao. Mi ha caricato. Mi ha caricato senza pietà. Allora, torniamo là. Dai che li stiamo mettendo in difficoltà. Solo che con quel rullo scolorano veramente un sacco. Di nuovo. Grazie. L'hanno preso, ce n'è un altro. È diventato un criceto incredibile. Ma come fa a sapere che... Come faceva a sapere che ero lì? Perché io potevo anche andarmene da un'altra parte. Preso! Oie! Mi sono vendicato perché non ho capito prima come hai fatto a prendermi. No, di nuovo. Adesso si stanno avvicinando alla nostra base perché... È lì, è lì, è lì, è lì. Dai, preso. Mamma mia, sono andato giù pesantissimo. Teo, sono andato giù pesantissimo. Vieni qua. Presa, ti ho presa. Scusate però, loro due li conosco. I saltini li faccio. Di solito non li faccio mai. A te Teo li ho fatti perché mi hai caricato tantissimo. No, non ho capito prima come hai fatto a capire che ero là nell'angolino. Ok che mi sono spostato, quindi probabilmente mi hai preso anche per quel motivo lì.
Va bene ragazzi, mi sono trasferito nella lobby pubblica perché eravamo troppo pochi per giocare altre partite private. C'è stato un piccolo problema tecnico. Speriamo adesso non capiti più niente. Ho mantenuto l'NZAP 89, quindi probabilmente questa sera non vedrete le partite pro, dato che siamo nella lobby pubblica. Non provo neanche a... No, 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 no. Ok, ho sparato i razzi. Dicevo prima che mi interrompessero, non provo neanche a giocare delle partite pro nella lobby pubblica perché probabilmente non mi beccherà nessuno. Sì, ma questo giocatore qua deve darsi un attimo una calmata, eh. Oh, bravi che l'avete splattato, perché in 30 secondi mi ha già preso due volte. Sta calmo. Adesso vediamo se gli do ben servito. C'è un pennello. Vai Radio 100, vengo con te. No, era Lorenzo. M'è passato alle spalle. Oh, il salterino. Scusate, gli faccio due saltini perché... Vai alla base! Mamma mia, che rischio, che rischio. Rischiavo di perdere i razzi. E non ho preso nessuno mai. Però c'è una bomba qua. Facciamo un giro qua. Preso di nuovo. Scusatemi se non commento più di tanto, però è un macello. Devo concentrarmi veramente un sacco. Aia, Lorenzo è riuscito a prendermi, mi ha dato la caccia. Guardate che equipaggiamento ha. Avete visto che roba? Mamma mia, è fortissimo, è fortissimo. Sento roba esplodere. Mi stanno attaccando dall'alto e mi ero incastrato. Aspettate che torno di nuovo alla base, vedere se riesco a dare fastidio. Là ce n'è due, ce n'è uno solo. Ce ne sono due in zona, comunque. Preso! No, è scappato via il pennellino. Vieni qua! No! Mi ha preso alla fine il pennello, incredibile, dopo che l'avevo colpito un paio di volte. Vediamo se basta, però. Era meglio se non morivo, eh. Comunque ce l'abbiamo fatta, 48 a 41. Guardate lui con le pinne. Che spettacolo. Va bene ragazzi, cambiamo mappa, Hotel Tellina. Squadre caricate naturalmente. Mamma mia. Allora, molto molto interessante. Allora aspettate, che la telecamera è andata un attimo a farsi un giro. Attenzione al gran botto dell'aerografo dall'altra parte. Io ho cambiato l'equipaggiamento, infatti sono leggermente più rapido e consumo un pochettino meno colore. Ho preso il pennello di prima. Ho preso il pennello di prima. Ecco quello che vi dicevo. Ok, per fortuna l'ha lanciato di là. No, era data lì. Mamma mia. Mamma mia. Guarda, esplodo, ma non importa. Kitchime, non importa. Perfetto, ti han presa. Speravo di prenderti io con un razzo, però purtroppo ti hanno preso loro con una bomba. C'è qualcuno lì sotto e mi hanno portato via la kill. Mi hanno portato via la kill. Fatemi salire.
Mamma mia. Gran botto alle mie spalle. C'è un po' di gente. Chi è? Chi è che salta così? È Lorenzo. È Lorenzo! Mamma mia! L'ho riconosciuto dai capelli, diciamo così. L'ho riconosciuto dai capelli. No, finisco in acqua. Ho sbagliato. Qui ho sbagliato io. Attenzione perché stiamo perdendo terreno, eh. E lui? No. Che pelo. Mamma mia, mi stavano colorando i piedi. Cioè, guardate qua. Tutto giallo, tutto verdino. Non riesco a capire se è verdino o giallo. È uno scambio di bombe. No! L'hai splattata! Chi arriva? Scusa. Ottimo. Facciamo un casino in questa zona. Ok, siamo andati leggermente avanti. Vediamo se abbiamo recuperato. Loro hanno sfondato in basso, noi abbiamo sfondato sopra. No! 44-43. Abbiamo perso veramente dell'1,1%. Pazzesco. Ok ragazzi, Hotel Tellina. Questa volta siamo viola contro gli azzurrini. Allora, chi ci mettiamo in squadra questa volta? Diamo una bella colorata. Io ho sempre le mie robobombe. Oggi vado di NZAP89. Così. Hanno già sparato dei razzi. Per fortuna non hanno inquadrato noi. Che caspita hanno inquadrato? Vabbè. Prima che vengano a farmi la festa, facciamo che colorare bene qua. Se riesco a salire. Ok. Buttaci questa. Bella. Allora, lì... volevo inquadrarne due. Almeno due. Ne ho inquadrato uno solo. Top, pigliati questa. Guarda come lo insegue! Bello sto lancio. Mamma mia, che male! Che male! Sì, beh, mi sono anche lasciato forse prendere dalla foga. Perché mi bastava aspettare che finisse i colpi per provare a colpirlo. Troppa fretta. Mamma mia che rischio. No. Lorenzo fa sempre questi saltini, non riesco mai a prenderlo. Però i miei avversari riescono a dargli il ben servito. Prima o poi riuscirò a prenderti, Lorenzo, oggi. Prima o poi riuscirò a prenderti. Che mi fai sempre sti saltini. Allora, qui è tutto più o meno viola. Facciamo che ricaricare. Ho sfondato da questa parte, eh. Ok, però mi sa che non l'ho preso io. Mamma mia, guardate quanta velocità ha. Io ho messo risparmio colore dell'arma primaria. No. Verrai fuori, no? Oh, però ha preso la kill il mio compagno di squadra. Ho provato a stanarlo con la robobomba. Aspettate che vado di là, però faccio il giro lungo. Gran kill.
Gran kill, gran kill. Attenzione. No, ti han preso. Lorenzo, volevo prenderti con la robobomba. L'avevo sganciata alle tue spalle. E la portiamo a casa, 62-24. Vediamo le statistiche di gioco. 3 kill, però praticamente 3 assist. Ok ragazzi, altro match. Mappa Hotel Tellina. Squadre caricate, super team. Abbiamo di nuovo Rain, che è il giocatore col livello più alto nella lobby in squadra. Lorenzo questa volta gioca con me, quindi io sto abbastanza tranquillo. Dall'altra parte c'è Kitshime. Avrei preferito un altro tipo di bombe, però ci accontentiamo, va. La butto di là. Sì. Cioè, non sono riuscito a prendere nessuno? Come caspita ha fatto a mancare con il gran botto un avversario? Bravo, Rain. Però pensavo l'avessi già preso. No. No. Razzi. No, 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 no. Via, 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 via. Ah, è vero. E non ho preso nessuno mai. Qui continuano a buttare lo spruzzatore. Prendilo, Lorenzo. Bella. Ci siamo dati una mano a vicenda. Qui abbiamo rischiato, eh. Basta sti spruzzatori. È tornato la carità. È Pungie che continua a buttare giù sti spruzzatori. Però zitti zitti, gli azzurri hanno colorato un sacco qua, eh. Guardate che roba. È tutto azzurro. Tutto azzurro. Vabbè, ma io con l'aerografo ricoloro in 448. Faccio un attimo la retro. No. Cattivo. No, non ho preso nessuno. Vabbè. Ci abbiamo provato. È lì. In testa. Gli ho lanciato una bomba splash in testa. Ha deciso che deve prendermi. No, alle spalle. Erano in due. No, mamma mia. Ha inquadrato te e io sono finito in mezzo. Ha inquadrato te e io sono finito in mezzo. Ehi là. E tutto sto azzurro di qua. Ok, mi sa che hanno sfondato sotto. Caspita, eravamo in vantaggio e abbiamo perso. Pazzesco, 52-38. Abbiamo perso. Vabbè, è stata comunque una bella partita. Va bene ragazzi, ultimo match di oggi. Hotel Tellina. Facciamo che giocare ancora una partita. E ci sono due cecchini. Laura? No, ce ne sono tre. Sì, facciamo due e mezzo, va. Laura? È partita? Laura? Mi sa che giocheremo con un uomo in meno, perché non la vedo attiva. Ma chi è che ho in squadra? Lorenzo? Mi sa di no. Dai, fatti sotto. Eccolo. Ah, Laura è partita, meno male.
Allora, mi hanno lanciato il gran botto. Mi hanno lanciato i razzi. Vogliono ancora lanciarmi qualcosa? Venga qui, lei. No, l'ho pure colpito. L'ho pure colpito. Tieni. Allora, facciamo finta che non ci sia nessuno qua. Ah, ma tanto mi ha già visto. Figurati. No, dai. Ciao. Vabbè. Faccio che dargli tutto quello che posso. Meno male che l'han preso. Brava Laura. Perché quel cecchino lì non riesco a prenderlo. Mamma mia, che pelo. Brava Kitshime. Facciamo che buttare questa. Ho buttato un po' di APC bombe, ho fatto un gran casino. Fino a dove colora quello là? No, si è spostato dall'altra parte. Ah, ma Lorenzo. Pensavo di avere in squadra Lorenzo, invece ce l'ho contro. Arrivederci. È sempre il cecchino. Sì, vabbè, ma c'è soltanto Viola. Bravissimi, bravissimi. Preso! Ho preso anche il cecchino. Mamma mia, ragazzi. È Lorenzo, mi vuole malissimo. Preso! Scusami, Lorenzo. Scusami, Lorenzo, però stavolta i saltini me li devi lasciar fare. Di solito, ragazzi, non ammetto i saltini nelle mie partite perché è una questione di rispetto per l'avversario. Lui lo conosco. Non riesco mai a prenderlo e per una volta ce l'ho fatta. Ok, bella partita. Gran bel match. Va bene, ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Gran belle partite, mi sono divertito un sacco. Probabilmente troverete questo video sul canale diviso in due parti. Comunque, se guardate bene, prima del titolo del video vi metto sempre parte 1 o parte 2, così sapete che cosa state guardando. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima, ragazzi!